Buonasera a tutte e tutti e anche oggi, sabato 20 marzo, con una nuova puntata di Poiché Social Edition perché ovviamente la zona rossa, la pandemia, ma noi andiamo avanti e andiamo avanti oggi con un libro davvero molto bello, Lilium, scritto da un amico che è un grande personaggio della radio, della scena, del teatro. Fabio Brescia. Ciao Fabio. Buonasera. Buonasera Claudio, grazie, sei sempre gentile. Ogni volta che io pubblico una cosa, insomma, mi inviti sempre a Poiché, sono sempre molto contento perché mi porta bene e quindi grazie veramente. Intanto salutiamo Sandro De Fazzi che ci ha dato la sua buonasera. Sandro ci segue sempre, autore e scrittore anche Sandro De Fazzi. Io colgo l'occasione per iniziare a ricordarlo adesso, poi lo ricorderemo ovviamente durante l'intera puntata, che potete intervenire, salutateci, commentate, interagite, salve anche a Carmela Smaldone, interagite perché in realtà alla fine, salve Maria Vecchioni, perché alla fine della puntata Daniele Giunta, che in regia raccoglierà tutti i nomi di quelli che avranno fatto domande a Fabio, commentato, ci avranno detto bravi bene, ma anche ci avranno mandato a quel paese perché così ci Perché no? divertiamo anche e Importante. sorteggeremo tra tutti quanti voi una copia di Lilium di Fabio Brescia. Salve anche a Veronica Manganaro. Buonasera Veronica, che è una nostra appassionata follower da Catania, la bellissima Catania. Intanto, Fabio, io ti volevo chiedere già di questo titolo, no? Così apparentemente strano, Sì. il Lilium nel Giglio. Io ho un bellissimo Lilium lì, non lo potete vedere, ma è proprio lì. Perché Lilium? Allora, quando ho cominciato a pensare alla storia di questo romanzo, ho cominciato a pensare ad un simbolo che potesse rappresentare in qualche modo come dire, l'universalità, la ciclicità, la continuità di questo amore. Di questo uomo nei confronti di sua moglie. E quando ho pensato a un simbolo mi è venuto spontaneo pensare a un fiore. Di conseguenza ho fatto delle ricerche e quando ho scoperto che il giglio, cosa che io non sapevo, già che non ho alcuna competenza in materia, è l'unico fiore che ha il bulbo che si autoriproduce, che non bisogna innestarlo ogni volta, ho pensato che potesse essere proprio il simbolo giusto, no? Per rappresentare questo tipo di amore. Allora, da quel momento in poi mi è venuto in mente che il titolo poteva in qualche modo avere a che fare con il Giglio. Dopodiché ho cominciato a pensare la storia del Giglio, il legame del Giglio, la coppia del Giglio, ma non mi piaceva, capito? Poi su un sito ho visto che Giglio si dice Lilium e là si è aperto un mondo e ho pensato che semplicemente questa parola potesse essere il titolo del libro. D'altro canto, anche per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, che scrivo, i miei grandi maestri, da Luisa Conte in poi, mi hanno insegnato che il titolo è fondamentale, che È vero. bisogna pensare prima al titolo e poi alla storia. Tu puoi scrivere uno spettacolo, un film, una storia letteraria meravigliosa, ma se sbagli il titolo, canni la situazione. Se tu scrivi un titolo importante, interessante, accattivante, eccetera, ti fai il 50% del lavoro. È un po' come l'incipit dei libri, in realtà. Ci sono Esattamente, dei libri esattamente. che hanno degli incipit fantastici. Io, per esempio, non so se ricordi, Xavier Marià, domani nella battaglia, pensa a me, che ha un incipit strepitoso. Secondo me, poi il libro, vabbè, qualcuno adesso Sì, mi no, dovrà vabbè, no, ma scrivere, poi. il libro non sa, però ci sono degli incipit. A proposito, leggo che credo Carmela Smaldone abbia appena detto che la copertina è bellissima. Grazie, Grazie grazie. Carmela e voglio salutare che ci state seguendo un attore nostro grande amico Gino Curcione Ciao, e quindi Gino. sì, ci sta Gino che ci segue e poi un saluto a Daniele Vaccaro, a Ilaria Guidantoni, saggista e scrittrice favolosa che ci saluta da Firenze, Patrizia Bracale e Patrizia Rossi da Roma. Quindi, vabbè, ma d'altro canto Fabio conosciutissimo
per le sue tantissime attività. E entriamo subito nel vivo della vicenda di Lilium, che è un personaggio, chiaramente abbiamo detto Lilium come simbolo dell'amore, dell'amore eterno, e anche di questo rito, perché il protagonista, che è Sergio, ogni giorno, da sempre, regala alla propria moglie un Lilium, proprio come dire, come simbolo di questo amore che si rinnova eternamente. Eppure il libro sembra, noi non spoilereremo il libro, chiaramente sembra però anche in qualche modo volerci suggerire l'idea che non sempre ciò che appare è realmente così com'è, Bravissimo. no? È anche un libro che apparentemente sull'amore in realtà sembra essere anche un libro che ci racconta di questa grande pupazzata che sono i rapporti sociali tra gli individui, l'ipocrisia, Bravo, purtroppo, che bravissimo. continua nella vita di tutti quanti noi. È esattamente quello che volevo intendere quando ho scritto questa storia, che è una storia abbastanza singolare dal punto di vista della struttura drammaturgica, perché il protagonista del romanzo muore nella prima pagina. Però da questa morte poi, no, succede che, poi possiamo dire che non è un giallo in realtà, però ecco, da questa Perché inizia con morte una morte, quindi non è, inizia con una possiamo morte. tornare lì, inizia con una morte, eh. Ed è quella curva, la famosa curva a gomito che arriva nella vita di ciascuno di noi all'improvviso, quando tu meno te lo aspetti. E come sempre dico io, ed è anche un po' il tema della ragazza di Terezin, se ti ricordi, Assolutamente. è quella curva a gomito la reazione alla quale fa la differenza di ciascuno di noi. La curva a gomito che mette in luce, no? Una serie di ombre che prima magari tu per la comodità della guida sul rettilineo non avevi visto, e quella curva a gomito che invece mette in luce quella serie di difficoltà, quegli ostacoli, quelle ombre che fanno parte della vita di ciascuno di noi, perché nessuno può dirsi avulso dalle zone d'ombra. Le zone d'ombra esistono nella vita di ciascuno di noi. E quindi io credo che come dire, questa differenza di reazione, che è anche la differenza di reazione delle tre protagoniste donne, ma anche dei co-protagonisti di questa storia, dei gemelli, dell'avvocato, del dottore, dei figli, dell'altra donna, della madre, di tutti quelli che partecipano a questa storia. Cioè, il punto di vista e poi i petali del giglio, che sono tutte le sfaccettature cioè l'amore, che è quello, perché l'amore filiale, l'amore materno, l'amore della moglie, l'amore matrimoniale, tutti gli altri amori che fanno parte di questa storia, e poi questi petali di questo giglio, che sono tutte queste strade, tutte queste situazioni, tutte queste viuzze per le quali i protagonisti sono costretti ad inerpicarsi, perché questa morte provoca, suo malgrado, una deflagrazione alla quale Certo, bisogna perché è una morte improvvisa, quindi questa perdita enorme, gigantesca, che però accade senza alcun preavviso, finisce per essere, come dire, il momento che smina tutta una serie. La cosa interessante è che il protagonista non c'è. Il non c'è, esatto. protagonista manca, è quello di cui noi sappiamo poche cose, le scopriamo lungo la strada. Carmela Smaldone dice: Fabio scrive di cose che conosce bene. Per scrivere la ragazza di Terezin si è recato a Terezin. Conosce con Vero. tutto questa famiglia borghese di cui parla nel libro. No, non la conosco questa famiglia borghese di cui parlo nel libro, però ho la presunzione, e grazie per la domanda, ho la presunzione di pensare che sia plausibile, cioè che sia una qualunque famiglia della provincia italiana. Noi nel libro non lo sappiamo di dove sono queste persone, non c'è mai un riferimento geografico preciso. Però potrebbero essere dovunque, e ho la presunzione di pensare che da qualche parte nelle Marche, in Toscana, in Umbria, in Campania, in Puglia, in Sicilia, in Veneto, in Val d'Aosta, ci possa essere una famiglia che abbia vissuto una storia del genere, perché quello che mi interessa è rappresentare il plausibile. Certo.
Assolutamente vero. Tra l'altro, io volevo chiedere, perché era molto bello, a Daniele Giunta, che è in regia, di rimettere un attimo qui nei titoli l'intervento che faceva Sandro De Fazzi. Ecco, Sandro De Fazzi dice Lilia al plurale lo usa Virgilio per il giovane Marcello, manus date Lilia plenis, infatti era morto prematuramente. Quindi, forse, non so se volontariamente o involontariamente, c'è anche una citazione incredibile, perché anche qui si parla di una morte prematura. Certo. Prematura. A proposito della zona d'ombra, perché questo è veramente, perché è ovvio che in qualche modo il libro, come dire, tu l'hai detto, ci introduce nelle zone d'ombra. Che importanza ha, secondo te, nella vita di tutti quanti noi, forse ci siamo passati, fare pace, riconciliarci con le zone d'ombra? Perché fin quando non mettiamo al sole, io credo, le zone d'ombra, cioè fin quando non risolviamo anche gli aspetti che sono apparentemente più complicati, più difficili, più spaventosi, fin quando non li affrontiamo e fin quando non li come dire, non li palesiamo per quello che sono, una parte della nostra vita, rischiamo involontariamente o volontariamente o senza poter fare altrimenti di creare sofferenze, di creare dolori. Questa è una cosa che dice un personaggio di questa storia, di questo libro, che è Elena, che pur non sapendo cosa c'è alle spalle della morte del figlio, vive questa morte in una maniera assolutamente ingenua, perché è la madre che ha perso un figlio, no? Che è questa cosa assolutamente innaturale che nessuno vorrebbe vedere. Non che non si soffra quando un figlio perde una madre, ma è probabilmente nell'ordine delle cose. Mentre una madre che perde un figlio è una roba indicibile dal punto di vista proprio della misurazione della sofferenza, se si può fare la gara a chi soffre di più, se ha un senso fare la gara a chi soffre di più. E Elena lo dice: i cerchi vanno chiusi, e tu, ognuno di noi deve chiudere i cerchi della propria esistenza, quelli che ha aperto, quelli che hanno aperto gli altri e nei quali ci siamo ritrovati per volontà o per caso. I cerchi vanno chiusi sempre, va fatta sempre luce su tutte quelle zone d'ombra che possono essersi create per nostra volontà o per caso fortuito. E bisogna avere l'intelligenza, la preparazione, il coraggio di riconoscerle, queste zone d'ombra, e di non di riconoscerle in quanto tali, no? E di non trascurarle, perché, come giustamente dicevi tu, si può fare molto male a chi ci sta vicino, non facendo chiarezza, non facendo luce. E poi, se posso permettermi, è una liberazione dell'anima, che insomma può solo far bene. Non c'è, come dire, non c'è proprio. Seppure dover fare chiarezza su determinate zone d'ombra nel momento in cui prendi questa decisione ti pare un atto di coraggio inverosimile, dopo il vantaggio che ne trai è E un esponenzialmente ritra. maggiore alla, come dire, alla fatica che hai dovuto fare per chiarire. Assolutamente vero, ma senza voler entrare, sempre senza voler spoilerare il libro, in qualche modo la moglie di Sergio, che è tra i personaggi femminili quello che viene, ma quella che viene forse maggiormente devastata, no? Dalla scoperta, Non lo dalla. so, non lo so se è quella più devastata. Tu che dici? E sotto certi punti di vista, sì. Tra l'altro, Carmela Smaldone ti chiede quanto i suoi libri lo hanno aiutato ad attraversare le sue zone d'ombra. Le Questa è mie personali? sì. Ah, Psicoterapia. i miei libri non sono mai delle autobiografie, sono sempre dei romanzi e quindi sono delle storie inventate. Certo. Non posso negare che scrivendo un romanzo ci metti dentro qualcosa di te, non lo so, delle sensazioni, degli stimoli, dei pensieri, delle piccole parentesi della tua vita, delle provocazioni, per cui può darsi anche che inconsciamente ci siano delle zone d'ombra che io sono sia riuscito a chiarire attraverso i miei romanzi, non consapevolmente però. Grazie.
Sì. Forse questo capita un po' a tutti, no? Quando inventiamo storie parliamo anche delle nostre storie travestite, ovviamente, traslate, rimodulate. Intanto io voglio salutare una grande amica che è Miss Trazzullo, perché io ho una serie poi, oltre a quelle che vengono in sovrimpressione, follower che mi scrivono qui in privato o sulla pagina e mi dice buona serata e anche un abbraccio a un'altra scrittrice che opera tantissimo con i suoi libri, proprio nel sociale, che è Ornella Della Libera. Ciao Ornella. Ascolta, diciamo Allora, che tu dicevi che secondo te Rominda è no, quella Romilda, chiamiamo fatta. moglie in qualche modo, è quella tra i personaggi più devastati. Poi è chiaro che ce ne sono altri devastati, ma secondo te, se Romilda avesse appreso prima, fosse entrata prima nella zona d'ombra di Sergio, avrebbe potuto, perché io penso di sì, per esempio, poi scopriranno i lettori, avrebbe potuto fare pace con questa zona d'ombra e accettare Sergio con tutta la sua ombra. Non lo so, perché stiamo parlando di una provincia molto perbenista, stiamo parlando di una provincia che bada molto alle apparenze, bada molto al cappotto firmato color ocra, quindi non lo so, non lo so, però o forse avrebbe avuto la vita ancor più sconvolta sapendo quello che succedeva quando Sergio era in vita. Non so dirti, io credo che Romilda faccia un gesto nell'epilogo che è risolutivo del suo personaggio. Romilda, quando fa quel gesto che torna a casa e fa una certa cosa che mi piacerebbe che i lettori poi scoprissero da soli, a differenza degli altri personaggi, ognuno torna a casa e ha una reazione, no? Tu hai visto che l'epilogo è così, ci sono tre finali, perché ci sono tre donne coinvolte in questa situazione. E ognuna ha una reazione, e la reazione di Romilda è risolutiva del suo personaggio, Sì. di, come dire, di avere la forza di fare punto e a capo. Sì, ma questo sicuramente il E mio quindi probabilmente sarebbe poi riuscita forse a farlo anche se lo avesse scoperto che no, il questo tumore per era dire morto. che forse a volte le zone d'ombra ci sembrano tanto pericolose perché siamo noi che ci Ah, circondiamo certo. nell'ombra, ma in realtà poiché ognuno conosce bene, l'ombra è un po' comune, insomma, no? Noi pensiamo di essere gli unici ad avere la zona d'ombra, di avere la parte sinistra, notturna, poi in realtà ce l'hanno tutti e quindi... E questo dovrebbe aiutare anche a condividerla a volte, soprattutto quando si costruiscono rapporti di intimità, perché la cosa che veramente stride, ed è verissima però, di un certo tipo di contesto borghese e che tu perfettamente ritrai nel tuo romanzo, è che in realtà c'è un nucleo familiare che presenta questa grande intimità apparente, questa grande condivisione, che non esiste in realtà, non c'è l'intimità non c'è, perché se non si condivide la zona d'ombra. Ma te lo dimostra anche il fatto che quando i due gemelli, i figli, scoprono tutto, non sapendo che la madre già sa, decidono di non dirglielo. Non dirglielo. E quello è Pensano di abbastanza. proteggerla. Certo, anche di proteggerla, però purtroppo spesso nel desiderio di proteggere le persone, lasciamo in quei cassetti dell'indifferenza, della codardia, io li chiamo. Certo. Certi argomenti che invece andrebbero affrontati a viso aperto per vivere in maniera più leggera e consapevole. E poi ci sta anche, per esempio, un'altra cosa interessante, ce ne sono tante, però in questo libro è anche il fatto che come dire, ci sono degli altri personaggi femminili all'interno della storia. Ora, fatta salva per la presenza della madre, che è chiaramente, come dire, il Moloch dell'ideologia borghese e dei principi borghesi,
all'interno del quale si svolge l'intera vicenda, gli altri personaggi femminili poi vivono in realtà un rapporto ambivalente, perché non si capisce fino a che punto sono rivali, fino a che Sono punto complementari. sono complementari, perfino stabiliscono velocissime, rapidissime accensioni di complicità. Quello, per esempio, è la cosa che mi è piaciuta di più, no? Che è questo fuoco che si crea, tutto il blocco centrale del romanzo è un confronto, ed è quel confronto no? Che solo due donne, cioè due uomini, non sarebbero stati in grado di fare quella roba lì. Di dirsi quelle cose lì in quel modo lì. Solo due donne possono accendere quel fuoco della curiosità anche nell'utilizzo del linguaggio, che non a caso in quella zona del romanzo è molto teatrale, come avrai visto. Senti, mo l'hai detto tu, quindi l'avete Sì, fatto. ma quello il libro nasce proprio per quello. L'idea a me è venuta prima No, del. A perché me... tu sei. Io chiedo a Daniele di mettere un attimo di zoomare su Fabio. Infatti, basta. Tu dietro sei proprio, come dire, sei pieno zeppo ma fino al soffitto di tutte le locandine e le immagini, perfetto, e le immagini di scena dei tuoi spettacoli. Quindi potrebbe andare anche in scena. Spero che vada in scena, non potrebbe. Io spero che Lilium sia finalmente il romanzo che va in scena, così come hanno rischiato di andare in scena gli altri e poi non se n'è fatto nulla. Spero che finalmente Lilium vada in scena, spero che finalmente Lilium diventi un film. C'è qualcuno che se ne sta già interessando e vediamo che cosa succede. Quindi, tra l'altro, una speranza importante, ne parlavamo prima, come dire, a telecamere spente, no? Che adesso è una speranza importante perché. C'è un regista amico tuo che tu conosci. C'è un regista amico tuo che tu conosci molto bene, che quando ha letto Lilium, e lo ha letto un po' per caso, come dire, gli si è accesa, no? Sai, quella famosa cosa, ma io non immaginavo che tu, e quella famosa cosa che, no? Che ogni tanto si vive anche nei miei Tu in confronti. realtà hai scritto, tu hai Non scritto lo tanti dico da libri. vittima, non lo dico da vittima, No, per tu carità. scrivi tanti, hai scritto tanti libri, in realtà non Io ho è. scritto tanti libri in realtà, e questo è il quinto. Ma va benissimo, nessuno ha l'obbligo di sapere, di conoscere la mia opera, ma ci mancherebbe. Non si ha l'obbligo di conoscere l'opera di Omero, figurati la mia. Quindi voglio dire, non è quello. A me però questa cosa diverte. Quando ho recitato cose più impegnate rispetto a quelle che faccio di solito io con la mia compagnia, per esempio, quando ho fatto Una lampa con Roberto Azzurro, venute tante persone nel camerino. Però sai recitare, come se io fino al giorno prima avessi avuto pizzeria a Brescia e avessi solo impastato le montanare. Ora Che sarebbe cosa anche quella meravigliosa. balla a fare una bella montanara come si deve, ma stiamo scherzando. Anzi, io fra poco, che ore sono? Non sono ancora le 6, ma fra un paio d'ore Uber verrà a casa con la sua bella montanara del sabato sera, cioè lo sgarro del sabato, che ormai a questo ci siamo ridotti, a fare lo sgarro del sabato. Io ho il mio prossimo marito che invece ha lo sgarro della domenica. Ah, lui la domenica Lui sgarra. ha lo sgarro della domenica, per cui Va fino bene. al sabato è vietato anche l'alcol. No, va Poi. bene. Invece sgarrerò stasera con la pizza e domani a pranzo da mamma, perché poi Mamma, certo. domani pranzo da mamma to. Per cui quando questo, insomma, sono molto contento che la lettura di Lilium sia stata da stimolo ad una progettualità. Poi, se questa progettualità, come spesso succede in questo nostro paese, fatto di, come dire, vabbè, non voglio aprire discorsi polemici, sono a casa tua e non mi voglio permettere, però insomma, speriamo che questa cosa possa portare a qualcosa e se no se ne è parlato e sono contento così. Intanto io voglio salutare, ci stanno seguendo Titti Rubino, credo da Salerno,
Francesco Botti che ci manda un cuore. Francesco Botti, lo voglio dire a proposito di spazi teatrali, che è uno spazio teatrale multifunzionale ad Arezzo, che è un gioiello che si chiama Lo Spazio Seme. Lui è un grande attore e anche scrittore. Se siete ad Arezzo, se passate ad Arezzo, se volete proporre qualcosa ad Arezzo, Lo Spazio Seme di Francesco Botti è fantastico. Erminia Pellecchia, giornalista che ci sta seguendo, Doriana Vriale che ci saluta, ciao Fabiuccio, ciao Claude. Ciao Doriana. Anche tu conosci Doriana, una E forza della come no? natura. Da tanti anni. Una forza della natura, grande tra l'altro attivista, insomma. Rosy Padovani, buonasera, buonasera Rosy. E Gianni Lisci, ciao ragazzi, buona serata. E grande Daniele, perché Gianni è anche un grande fan di Daniele. E Gianni Liscio che, diciamolo perché è una cosa che va detta insieme alla moglie che è Rosanna Bazzano, hanno questo bistrò letterario a Napoli che è il tempo del vino e delle rose che portano in questo momento più che mai avanti con grande tenacia, con grande sacrificio, con una serie di iniziative letterarie importanti, anche con una serie di iniziative umanitarie fondamentali, aiutando i più bisognosi, quelli che veramente in questo momento non hanno nulla, con delle iniziative che continuamente rinnovano sui loro canali social. Grazie, grazie Gianni, che tra l'altro, lo voglio ricordare perché noi abbiamo forse l'età per ricordarlo, più o meno siamo coetanei, e Fabio, lui è ancora il DJ del Pride, il caro del Pride, ma era Gianni Liscio il DJ degli anni in cui si andava a ballare la domenica italiana al Kiss Kiss. Abbia Non so se tu ci sgamato. andavi, io ero fisso. Io ci andavo, sei, ma stai Era scherzando? DJ Liscio, era Gianni Liscio. Ma di che stiamo parlando? Ma che ne sanno i millennium, i Ma che millennials? Ma che ne ne sanno quelli sanno? nati nel 2000? Che ne sanno? E ci si divertiva tantissimo. E Senti, c'è una bellissima introduzione al tuo libro scritta da una nostra amica e anche grande studiosa, che è Daniela De Filippis, che dice una serie di cose molto importanti e che in realtà veramente a un certo punto fa questo paragone con il fatto che si scoperchia il vaso di Pandora, no? La morte scoperchia un vaso di Pandora ed escono fuori, ed esce fuori un po' di tutto. Si aprono questi nuovi scenari, ma dal punto di vista personale, non nello stesso frangente. Cioè, ti è mai capitato di dover veramente in qualche modo misurarti con uno scoperchiamento improvviso di un vaso di Pandora? ma in realtà ti dico, Claudio, io mi trovo in un momento della mia vita in cui, come dire, sto subendo una sorta di catarsi delle situazioni che sembra un po' lo scoperchiare un vaso di Pandora, ma da un punto di vista proprio mio, personale, io sto in questo momento della mia vita. Sarà che siamo in quella via di mezzo che ti induce, no, in qualche modo a fare dei pensieri, a trarre delle, non dico delle conclusioni, ma sicuramente a I cominciare bilanci. a fare le somme, dei bilanci, sì, insomma, delle valutazioni, ecco, mettiamola così. E sto scoprendo una serie di cose, anche grazie a una serie di studi che sto facendo in questo periodo della mia vita attraverso filosofi piuttosto che scienziati, piuttosto che studiosi di materie, come dire, di vite alternative, ecco, mettiamola così, che mi sta dando molta serenità e questa possibilità di andare a togliere i coperchi dai vasi senza paura di quello che può derivarne è, secondo me, il raggiungimento di una meravigliosa catarsi. Adesso non vorrei sembrare quello troppo ascetico, però sono in una fase della mia vita in cui sono veramente molto tranquillo e poche cose riescono a scalfirmi. Questo è anche la bellezza poi di raggiungere un po' di maturità, no? Io Esatto. qualche volta parlo e in realtà questo è anche un po' un libro sugli anni, perché
ci sono una serie di passaggi in cui il discorso relativo agli anni che passano e alla maturità che si raggiunge in qualche modo entra nei dialoghi, nelle riflessioni del libro. Ed è anche vero che qualche volta ti sarà capitato quando si parla e si casomai si vede il passato, si sogna o si brama la giovinezza, poi in realtà bisognerebbe anche pensare che c'è invece una maturità acquisita che ti permette come dire, una possibilità di comprensione notevole. Questa sua bellezza, Fabio, ci arriva. Stefania Pagano, posso chiedere quali filosofi stai leggendo? Guarda, non sono filosofi in realtà, adesso vabbè, io studio l'opera di Mauro Biglino, che è uno studioso della Bibbia, che traduce la Bibbia dalla lingua antica in cui è stata scritta, dimostrando una serie di cose. Io poi sono un appassionato di studi ebraici, ho studiato l'ebraico per molto tempo, ho frequentato la sinagoga per molto tempo, sono stato in Israele a capire delle cose. Per un periodo, e poi sto studiando invece i libri di Vadim Zeland, che è il grande studioso delle varianti della legge dell'attrazione, che insegna moltissime tecniche per attrarre le possibilità che l'universo ci mette a disposizione. Diciamo che questi sono i due studi più importanti che sto facendo in questo momento, già da un po' di anni, perché non sono studi che si risolvono in 6 mesi, voglio dire. Poi la Bibbia è, a proposito di vasi di Pandora, la Bibbia è un enorme vaso, soprattutto l'Antico Testamento, i libri sapienziali, il Coelettes. Ma adesso apriamo Beh, certo, è chiaro. Senti, piuttosto adesso io invece voglio fare una domanda a te, Claudio, dimmi, e però ti fai. voglio chiedere se tu dovessi farmi dei nomi di attrici. Certo, No, questo non me lo puoi chiedere. te lo chiedo invece, per i ruoli, ma stiamo parlando di nomi importanti cinematografici, con tutto il rispetto per le colleghe, per i ruoli di Romilda, di Virna e di Elena, che... E anche di Sergio, perché è vero che muore nella prima pagina, ma è anche vero che ci sono una serie di flashback. Guarda, io prima mentre parlavamo di attori, tu perché mi piace più facile quello maschile, ma tu hai fatto il nome Sofia Loren per Elena, dice Carmela Smaldone, è andata giù fortissimo, Ma magari aggiungerei io, ma magari sarebbe perfetta. ma magari, Se ma magari. stata viva sarebbe stata perfetta anche Virna Lisi, ma Virna Lisi, ci dite perché quello è il tipo di. È quello il tipo di attrice. Però, per esempio, per un Sergio, oddio, un po' in là negli anni ci sarebbe anche un Michele Placido tra gli attori italiani. assolutamente, anche perché Placido scenicamente dimostra molti meno anni di quelli che. Esattamente, perché l'età scenica di Placido è mio, quindi quello certo. Poi non ti saprei dire per. Ci potrebbe essere, parlo sempre di grandi attrici, ci sta non so, una Margherita Bui che in parte potrebbe essere sia Sia Romilda Romilda che sia Virna. Linna, perché si adatta ad entrambe. Io penso che davanti avevo scelto un inizio di un momento in cui c'è proprio la relazione che tu rendi in maniera perfetta. Proprio con una descrizione fisica tra Virna e Romilda, che si trovano in un certo punto, in un certo luogo, a fare una certa cosa che voi scoprirete leggendo. Cioè, Virna sedette di nuovo di fianco a Romilda e guardò il solco che si era creato tra loro due. Le sarebbe piaciuto colmarlo di terreno fresco e camminarci sopra per raggiungere l'altra sponda. Desiderava le si tendesse una mano. Invece, dall'altra parte, si erigevano muri insormontabili, che era un po' quello che dicevamo prima, no? Questo rapporto che poi spesso è anche un rapporto che si crea, devo dire, a volte, diciamo, più nel mondo, tra virgolette, femminile, no? Certo. Di competizione e di distanza
anche in circostanze in cui si vive lo stesso dramma. È assolutamente così. È assolutamente così, ed è per quello che io continuo a dire che ho la presunzione di pensare che le mie storie siano plausibili, che siano possibili, che siano vivibili, come credo che anche Lilium possa essere. Certo. Non mi è venuto in mente il nome di un attore che credo non ci sia più, tra l'altro, per Sergio, che è Ennio Fantastichini. Ah, sarebbe stato un bellissimo. Sarebbe stato un La Sergio. bellissima possibilità, sì. Ennio Fantastichini è stato un grandissimo attore, sarebbe. Pure perché invece leggendo, per esempio, a me è venuto in mente più che che degli attori, l'idea di di un regista, perché c'è qualcosa di certi ambienti domestico, provinciali, rappresentati appunto in tutta la loro precarietà, che sono quelli di Ospetek. Però nel libro, come tu sai, c'è una frase ripetuta per ben 2 volte che non vuole essere, come dire, un'offesa nei confronti di Fersan, che è uno dei miei registi preferiti, e avercene di Fersan, che dice proprio che dice proprio questo, dice: sarebbe bello se potessi andare in questo determinato modo, ma questo non è un film di Ospetek, Ospetek, purtroppo, certo. purtroppo, Sì, però purtroppo inteso, perché non c'è quella poesia, è tutto molto più crudo. sì, è tutto molto più crudo, però c'è perché tu hai già pensato invece a dei nomi? Che nomi anche tu No, è stato il regista a pensare al libro e quindi io mi affido a questo nome che non farò Certo. e che vediamo dove ci porterà. Oddio, ci sta un'attrice secondo me nostra, napoletana, che potrebbe essere una bellissima Elena. No, pardon, io scopro una bellissima Romilda. Napoletana? Sì. Giuliana? Che? Ma certo, potrebbe essere, ma io direi anche Cristina. Come no? Cristina Donadio. Attrice, grande amica, attrice del cuore proprio. Assolutamente, 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 Sarebbe assolutamente. Così, se vogliamo andare a pescare in quel cesto, Maria Pia potrebbe essere una bravissima virna. anche, eh sì, eh sì, eh sì. E Che poi viceversa, perché forse potrebbero essere anche se le interscambiabili. pensi potrebbero Non lo anche so perché, ma per me Virna è bionda. per me. No, anzi, al contrario, per me Romilda è bionda, Ah, però poi per per carità. me no, perché per me, guardate, stiamo dicendo proprio delle follie, Vabbè, stiamo ma la stiamo vera giocando, follia. stiamo facendo fantacinema. Gli etero fanno fantacalcio, noi facciamo fantacinema. Esatto, è fantacalcio. Senti, Fabio, ci sono intanto io volevo invitare se ci sono altre domande da fare a Fabio, intanto Rosy Padovani che ci dice grande Fantastichini, e poi un saluto a Paola Spedaliere, a Pina Perone, a Giulio Rauccia, a Fabio Buonocore, a tutti quelli insomma ci stanno seguendo. Se ci sta qualche altra domanda, per Fabio, ovviamente poi i vostri nomi saranno messi tra poco nella bolla guardate, la bolla si sta riempendo. La bolla di nomi è qui, si sta riempendo, facciamo proprio una cosa tipo Raffaella Carrà. Allora. Volevo chiederti, ci stanno altri progetti di scrittura in essere in questo momento? Guarda, allora, sto cominciando a pensare al prossimo, ma io ci metto sempre un po', però vorrei cambiare registro e scrivere di altro. Perché nel libro Inserisco due gemelli non c'è un motivo particolare. Mi piaceva anche lì mostrare in qualche modo l'ambivalenza di un amore filiale che si divide in due e che anche in quel caso, così come in tutto il resto del romanzo, vive di contrapposizione. Certo. E quindi sto pensando al prossimo libro, vorrei cambiare come spesso cerco di fare, no? Vorrei cambiare storia, cambiare tecnica narrativa. E cambiare anche un po' il registro e vediamo se ci riesco, insomma, perché poi io non sono nato scrittore, per cui ci provo.
grazie a tutta la pubblica, insomma, mi fa avere, tra l'altro, lo dicevo prima a Claudio, questo Lilium mi sta dando molte più soddisfazioni di quanto non sia successo con i libri passati. Lo adduco anche un po' alle nuove tecnologie, perché considerando che La ragazza di Terezin è uscito 4-5 anni fa, Amazon esisteva già, ma non era, come dire, importante come oggi. Probabilmente il fatto che questo libro si ordini su Amazon ha fatto un po' la differenza sulle vendite, perché sta volando rispetto agli altri, per cui credo che sia anche un po' merito del fatto che si possa acquistare online molto più facilmente di quanto non era successo fino a questo momento con gli altri, insomma. Questo è vero perché l'online chiaramente dispiace per le librerie perché io mi perdevo e mi perdo Oh, tuttora chi nelle lo dice? librerie, Ore intere, insomma. E però. ore intere, però per esempio durante il lockdown, quando non si poteva proprio uscire, io ho comprato dei libri su Amazon, arrivavano e per me è stato comodo, ne avevo bisogno. E certo, è chiaro, non potendo uscire. Non potendo uscire, no, intanto lavoro anche sugli attori, e ti sono venuto in mente una Bianca Nappi per un personaggio, ovviamente forse più, come più Virna, forse, non lo so, boh, tra le napoletane una Cinzia Mirabella, per uno di questi personaggi femminili un po' sopra le righe in alcune cose. Ascolta, noi stavamo dicendo prima c'era una Patrizia Pedica molto intrigante la presentazione, lo leggerò con interesse e curiosità. Complimenti, va bene. Grazie, Fabrizio. Fabio è sempre, come dire, pieno di grandi trovate. Questo è un libro, tra l'altro, ricordiamo che l'editore è Homo Scrivens. E ecco quello che, tra l'altro, un editore napoletano, quello che mi veniva in mente, perché c'è una cosa di cui abbiamo parlato senza parlarne mai con il suo nome, il tradimento. Perché questo libro ti pone anche di fronte a un, adesso potete scatenarvi pure con qualche domanda, ovviamente, ti pone anche davanti a un altro interrogativo, il tradimento è così grave o meno? Perché insomma, Sergio è in qualche modo un traditore, nel senso più ampio del Ma termine, è veramente più proprio un ampio. traditore. Sì. Ma questo fatto di essere un grande traditore davvero tradisce il sentimento che prova nei confronti di Romilda? Io credo di no, Neanche io, ma infatti, non perché. è il mio punto di vista, è il punto di vista dell'io narrante, Certo. che non è necessariamente quello di Fabio Brescia. Certo. Io il tradimento lo subisco male, nel senso non lo elaboro molto facilmente, per cui non ho questa leggerezza nei confronti di questo argomento. Però Però sai, oggi che si parla, ora rischiamo di fare una puntata che dura il doppio, quindi ci fermeremo, però oggi che si parla molto spesso anche di nuove diverse riconfigurazioni di rapporti tra le persone. Questo libro, anche se non entra nel pieno no. del discorso, però ci pone anche di fronte a un interrogativo, se a volte non abbiamo sclerotizzato il pensiero intorno al tradimento, no? Cosa è davvero il tradimento? Molto spesso quando parliamo di tradimento noi parliamo, pensiamo immediatamente alla cosa più semplice, no? Alle corna, al tradimento di letto. In realtà non è Poi così. in realtà forse è questo libro, chissà, ce lo può far pensare, non è il vero tradimento. Sono assolutamente d'accordo con te, ma per affrontare questo argomento c'è bisogno di quel coraggio di cui parlavamo all'inizio, nello scoperchiare i vasi di Pandora, no? Di quel coraggio nell'andare a fare luce sulle zone d'ombra, di quella determinazione nel voler a tutti i costi conoscere la verità. Esatto. E poi quello attiene alla cultura e alla sensibilità di ciascuno di noi. Io Perfetto. non credo che si possa fare un discorso generico. No, no, Ognuno assolutamente. di noi ha una Però storia, ha un è quel vissuto. percorso di maturità, no? Quel percorso a volte di consapevolezza che non finisce mai e che in qualche modo punta o dovrebbe puntare poi a questa tranquillità nei confronti di. Ci potrebbe venire in soccorso, per alleggerire, lo dico, quel vecchio detto napoletano,
che dicevano le nostre nonne quando i nostri nonni saltavano la cavallina, e le nostre nonne, donne sagge, quando, come dire, in qualche modo gli si faceva notare i colli sporchi di rossetto, dicevano sempre: lascialo fare, questa si prende l'interesse, il capitale è mio. Sì, però anche lì poi siamo nel gioco delle ipocrisie in qualche Anche lì siamo modo. nel gioco Siamo delle ancora ipocrisie, nel del gioco, finta di non abbiamo sapere. ancora smontato il gioco. Lì non abbiamo ancora smontato il gioco. Assolutamente. Lì era ancora il gioco dell'ipocrisia, mentre questo solco, no, tra Virna e Romilda che non si riesce a superare è proprio quel solco che azzerato permetterebbe. In realtà, la neutralizzazione di qualsiasi finzione, di qualsiasi menzogna, E che che però quando entrambe, è il grande interrogativo che pone il grande questo romanzo. interrogativo, e quando entrambe hanno, come dire, creduto di aver finalmente risposto, entra l'asso, come si dice, cioè il colpo di scena. Vabbè, quello È no. lì, è lì. E lì si dovrebbe riuscire a fare il doppio salto mortale e a capire che allora E è. lì molti mi hanno chiesto di scrivere un altro romanzo, Perché capito? dall'altro. È certo. Ho capito, però a me piace anche che poi ognuno si faccia la sua idea, perché sennò Assolutamente. diventa didascalico. Io intanto siamo alla fine, voglio salutare. Qualcuno mi ha scritto, Rosanna Bazzano. Buonasera a tutti, Pina Perone. Buonasera, Pina. Un saluto particolare a Tita Volpe, che ci sta, una grande amica. Ciao, Tita, che ci sta guardando con noi. Ciro Formisano, prima parlavi di registi. Ciro è regista, tra l'altro, da un suo romanzo ha tratto un film da cui ha avuto tante soddisfazioni, che è L'Esodo, con Daniela Poggi. A proposito di A attrici proposito di attrici. attrici plausibili per il ruolo di Romilda. Daniela Poggi e Cinzia Mirabella, un film bellissimo sui disastri conseguenti alla legge Fornero. Ciao Ciro. Doriana Vriale dice: il tradimento apre il vaso di Pandoro, è la discrepanza tra aspettativa e realtà. Beh, sì, inevitabile. Rosi Padovani, bisogno di scoprire: il tradimento avviene se è fatto contro qualcuno, se si ha il coraggio di essere onesti, non ferisce necessariamente e può essere condiviso. Un saluto grande a Rossella Benedetti che sta guardando il video con noi. Ciao Rossella, Marianna Micciarelli, grande ragazzi, e Valentina Castellano. Vi saluto tutti. Adesso vado ad agitare la bolla dei nomi. Intanto vorrei ovviamente ricordare Antonio Acampora, complimenti Fabio, libro molto bello che consiglio di leggere. Lo Grazie aspettiamo comunque un altro romanzo, mille. magari Grazie Sara, un grazie, grazie. altro. Ciro Formisano ci ricorda che il film L'Esodo è su Prime. Allora andate a vedervelo L'Esodo, che è Ottimo, su bellissimo. Amazon Prime. Io ce l'ho Amazon Prime e quindi me lo guardo. Perfetto. Grazie, Ciro. Intanto pesco il nome e questo. Intanto voglio anche ricordarvi allora un paio di cose. Innanzitutto un saluto particolare a Luciano Correale per la grafica, ovviamente la grafica, tutta la grafica di Antino Arcigay Napoli è curata da Luciano e di Poteta, sempre è curata da Luciano Correale. E un saluto particolare a Antino Arcigay Napoli con la mia presidente, che è Daniela Lourdes Falanga, Antonello Sannino, Max Wine, Carmen Ferrara, me ne perdo qualcuno, Mara Biancamano e tutti i grandi attivisti del nostro direttivo. E allora io sono molto contento invece di far vedere che il libro va a Sandro De Fazzi, tra l'altro anche lui. Scrittore Sandro De Fazzi ci segue da sempre, è uno scrittore di Caserta che ha scritto un libro che ho trovato molto interessante, che è Defending Bosi, a proposito di ipocrisie, in cui difende Bosi, che diciamo nella storia con Oscar Wilde ci fa sempre la parte del Il cattivo, cattivone.
Lo il cattivone. Un saluto a Marco Simonelli, Valentina Castellano scrive: Lo prenderò, è stato bello ascoltarvi. Gianni dice: Grande mister Luciano Correale. E io nel salutarvi voglio ringraziare davvero di cuore Fabio Brescia, Ma grazie a te, Claudio, ma stai scherzando? Lilium, Daniele Giunta che è in regia. E poi voglio darvi una chicca: seguite bene, perché durante questa settimana avrete delle novità. La prossima settimana non avremo un Poete di sabato, ma avremo una puntata speciale dedicata al cinema di domenica. E vabbè, voi seguite e noi vi racconteremo come, dove e perché. Grazie Fabio Brescia, Grazie a tutti, grazie Claudio, grazie a Lilium tutti. Homo Grazie. Sapiens, e ci vediamo la prossima settimana. Grazie infinite, grazie.